Ciao a tutti, vediamo insieme come realizzare il punto coccodrillo? Seguitemi bene perché sarà semplicissimo. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo 18 catenelle. Quindi faccio un cappietto iniziale. Ricordatevi sempre che le catenelle dovranno essere un multiplo di 3. Inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ora vado a fare 3 catenelle che saranno la mia prima maglia alta. Una, due e tre. Vado a fare una maglia alta nel terzo punto, quindi 1, 2, 3, entro e faccio una maglia alta. Così è come se avessi fatto due maglie alte nello stesso punto. Vado a fare 2 catenelle, una e due. Vado a saltare 2 punti di base, 1, 2, entro nel terzo e vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi una e due. Ora vado a fare altre 2 catenelle, una e due. Salto 2 punti di base, entro nel terzo e faccio una maglia alta. Entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Proseguo così fino alla fine. Lo schema che viene fuori è questo. Questo è il risultato. Adesso vado a fare i ventaglietti. Faccio 3 catenelle che saranno la mia prima maglia alta e entrando tra le due maglie alte che ho fatto prima, quindi qui, vado a fare altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4. Così in totale avrò 5 maglie alte. Faccio la punta del ventaglio, quindi una catenella. Vado a girare il lavoro perché in realtà gli devo girare intorno per fare l'altro lato del ventaglio. Ora ho fatto il lato sinistro, devo andare a fare il lato destro. Entro nell'altra maglia alta, sono entrata prima nella prima e ora entro nella seconda e vado a fare 5 maglie alte. 1 2, 3, 4 e 5. Ora il primo ventaglietto è pronto. Eccolo. Vado a fare il secondo, ma non entro direttamente nella seconda coppia di maglie alte, perché se ci fate caso il ventaglietto me la va a coprire. Vado a entrare in quella successiva, quindi nella terza. Quindi faccio una catenella. Mi metto in posizione perché vado a fare prima il lato sinistro. Salto la prima coppia, entro nella seconda, io piego il lavoro così me lo trovo più comodo.
e va a fare 5 maglie alte. Faccio la catenella, giro intorno, piego il lavoro di modo che posso andare a lavorare nell'altra maglia alta e vado a fare 5 maglie alte. E ora ho realizzato due ventagli. Vado a fare il terzo ventaglio con lo stesso procedimento. Faccio una catenella, salto una coppia di maglie alte e vado a entrare al centro della coppia successiva. Arrivata alla fine del giro, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e questo mi servirà come maglia alta. Ora vado a fare una maglia alta, ma non entro nel punto di base delle 3 catenelle, entro al centro del ventaglietto. E deve venire questo buchino. Ora faccio 2 catenelle, 1 e 2, apro i ventagli e vado ad entrare all'interno delle due maglie alte. Quindi avvolgo il filo sull'uncinetto, entro all'interno delle due maglie alte e faccio 2 maglie alte nello stesso buco. 1 e 2 e vado a ripetere questo procedimento fino alla fine. 2 catenelle, entro al centro del ventaglietto e faccio 2 maglie alte. Faccio altre 2 catenelle, apro i ventaglietti, entro nelle sottostanti maglie alte e faccio 2 maglie alte. Faccio l'ultima coppia di maglie alte al centro del ventaglietto. E così ho finito il giro. Ora faccio una catenella e inizio a fare la seconda fila di ventaglietti. Siccome devono essere sfalsati rispetto alla fila sottostante, non vado a entrare nella prima coppia di maglie alte, ma vado a entrare in quella successiva, la seconda. Quindi avvolgo il filo intorno all'uncinetto e vado a fare un ventaglietto non nella prima, ma nella seconda coppia di maglie alte. Il procedimento è lo stesso dei ventaglietti sotto, entro nella maglia alta di sinistra e faccio 5 maglie alte. Poi una catenella, entro nella maglia alta di destra e faccio 5 maglie alte. Ed ecco che il ventaglietto si trova al centro degli altri due sottostanti. Ora lo vedete un po' storto, ma quando avrò finito tutta la fila di ventaglietti, verrà bloccato e quindi sarà perfetto. Vado avanti come nel giro sotto, faccio una catenella.
salto una coppia di maglie alte e entro in quella successiva. Arrivata alla fine, questo è il risultato. Ora vado a bloccare l'ultimo ventaglietto facendo una maglia bassissima nel buchino. Quindi giro il lavoro, entro nel buchino e vado a fare una maglia bassissima. Giro di nuovo il lavoro e vado a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Queste saranno la mia prima maglia alta, la seconda la vado a fare nel buchino sottostante. Faccio 2 catenelle, entro al centro del ventaglietto e faccio 2 maglie alte. Faccio altre 2 catenelle, apro i due ventaglietti, entro all'interno delle 2 maglie alte che trovo della fila sottostante e faccio un'altra coppia di maglie alte. Proseguo così fino alla fine. Termino questo giro entrando nella prima coppia di maglie alte del giro sotto. Vado a ripetere quello che ho fatto nella prima fila di ventaglietti, quindi faccio 3 catenelle, entro all'interno della prima coppia di maglie alte e faccio un ventaglietto. Ora che vi ho fatto vedere il procedimento, basterà ripetere il primo e il secondo giro di ventaglietti per quante volte volete. Il tutorial è finito. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Per commenti scrivete qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi lavori. Ciao!